Ed astrologica per cuori infranti, innanzitutto vi vorrei chiedere qual è il vostro rapporto proprio con l'astrologia, se avete imparato qualcosa dai vostri personaggi oppure se già eravate belli informati. Beh, sicuramente sì. Adesso ho una formazione da squadrone incredibile rispetto a prima, perché l'astrologia è proprio, ha avuto un'importanza notevole nella mia vita negli ultimi mesi. Sì, sicuramente mi ha aiutato moltissimo a scoprire più cose, però ci teniamo anche a dire che abbiamo anche parlato di esseri umani, a prescindere dai loro segni zodiacali. Ne vale sempre la pena fermarsi ad osservare qualcuno, a prescindere dal segno, anche perché poi dipende da che segno sei tu, da che ascendente hai, quindi da che ora sei nato, se lo sai veramente, se tua mamma ti ha detto l'ora esatta, quindi comunque vale sempre la pena fermarsi ad ascoltare gli altri. E poi facendo questa serie devo dire che diciamo che sono diventato un pochino più consapevole di che cosa significa astrologia, perché noi pensiamo sempre, cioè io almeno prima di iniziare pensavo già che fosse incredibile che io sapessi di che ascendente fossi. Poi scopri che ci sono le 12 case, scopri che ci sono gli influssi dei pianeti, scopri che ci sono veramente delle cose che io avevo visto solo al liceo classico quando guardavo Rocci per studiare greco, che dici, cioè, c'è proprio un mondo di consapevolezze che io, di cui ero completamente fuori, non lo sapevo. Quindi è stato curiosissimo entrare e vedere che poi è molto più complesso di quanto non lo sia nella cultura pop l'aspetto astrologico. Ovviamente, come diceva Claudia, è molto interessante perché non è una scienza, è una forma di studio per una nuova consapevolezza. Quindi, e lo dico veramente con estrema, cioè, penso che sia il lato bello il fatto che che sia un'altra forma di sapere, ecco, mentre si guarda gli altri. Però non è l'unica cosa, poi diciamo è quel bonus che possiamo avere. Tra l'altro io ho trovato la serie molto internazionale, come il respiro, come è stata realizzata, l'ho trovata ovviamente avvincente. Cos'è che vi ha fatto fare click, nel senso, quando vi è stato proposto di prendere parte a questo progetto, cos'è che vi ha fatto dire ok, sì, ci sto? Cosa vi è piaciuto dei vostri personaggi della serie? Sicuramente è stato un lavoro complesso, non facile, come ho detto prima, voglio ripetere, la semplicità è un grande lavoro sulla complessità, quindi abbiamo lavorato per bene. Io sono grata ad Alice perché mi ha insegnato moltissime cose di me stessa, mi ha insegnato che masticare la vita è un punto a favore, che sporcarsi è un punto a favore, che credere nell'astrologia, anche se forse non conta in un momento della tua vita, è un punto a favore, che gli altri si appoggiano a te perché sei un grande punto luminoso, e quando guardi solo gli altri non ti vedi, non capisci, ti senti quasi in difetto con la vita. E invece se ti prendi cura di te stesso e scopri che casa tua sei tu, diventi una ricchezza per te stesso e per gli altri. E penso che Alice a un certo punto faccia un percorso proprio di sguardo verso se stessa. Alice è tanto fuori all'inizio, poi piano piano si avvicina a se stessa e si annusa. E credo che sia un annusarsi che a volte fa un po' strano, ma sicuramente è bello e molto coraggioso. Mi appoggio anche a questa cosa del coraggio. Noi abbiamo lavorato molto sull'identità di ogni personaggio quando facciamo le prove, e perché in realtà è una serie su avere il coraggio di prendersi in mano e di accompagnarsi attraverso una strada per ogni personaggio che Alice incontra. E quando mi è stato proposto, mi è stato detto che appunto avrei preso parte a questa serie facendo un ruolo di Tio, devo dire che era proprio Tio la chiave per dire ok, adesso finalmente prima di tutto posso fare il mio lavoro, perché all'inizio di una carriera in realtà ti chiedono sempre di fare dei personaggi molto vicini a te, perché ovviamente è un po' più facile essere incasellati in qualcosa che poi persone che non ti conoscono te lo chiedono, quindi è comunque un'idea di qualcosa che è vicino a te. Invece Tio è dentro, ma non è ovviamente la cosa più esperita che ho nella mia vita, e poter dar voce a dei lati di me che magari invece sono un pochino più in sordina, con coraggio, perché se Tio manca di coraggio in alcune cose,
che non voglio svelare perché spero che la gente le guardi, in realtà poi ha un coraggio sociale molto forte, nel senso non si preoccupa di quello che la gente pensa di lui, non si preoccupa di quello che deve indossare. Noi abbiamo costruito un personaggio che ha dei capi maschili e dei capi femminili insieme, e devo dire che questo non è poco, nel senso ed è una sfida renderlo ironico, renderlo divertente, ma renderlo vero, senza mai giudicarlo, e quello è stato bello, è stato molto bello. Grazie mille ragazzi, complimenti. Grazie a te. Buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Anche a voi.